ringraziare il Signore per tutti i doni che ci fa, che ci ha donato in questa settimana, ma anche in questi anni. Confidiamo nella sua fiducia, confidiamo con fiducia nel suo amore e nella sua misericordia. Vogliamo disporre il nostro cuore a cogliere il dono grande della sua parola e dell'Eucaristia, che ci aiuteranno nel cammino della fede, nel cammino quotidiano. Insieme riconosciamo i nostri limiti umani e le affidiamo all'immensa carità di Dio che si vive nella misericordia del suo perdono. Signore, mandato dal Padre a salvare con credi di cuore, apre la mia. Signore. Sia come uomo, sia come fratello del Signore. Se dunque tu mi consideri amico,
siede prima a calcolare la spesa, se ha i mezzi di portarla a compimento, per evitare che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono cominciano a deridere, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini e gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per la pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere il mio discepolo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Al di là della simpatia, dell'empatia, cioè delle cose che ci possono
sono qua regolarmente, cioè anche, ma perché mi parlano di lui? Perché nel tempo durano queste amicizie, anche se poi non ci si rappresenta tanto, però le ritrovi in altri momenti importanti, e l'unico legame vero è quello di Dio. Allora ecco il Vangelo di oggi ci chiama a questo qui, al di là dei rapporti che ci possono essere, rapporti familiari, rapporti di amicizia, anche di possesso, di cose che abbiamo, ciò che veramente ci devo dire è legato a Dio, perché se io radico il mio rapporto con lui, allora sono certo che queste cose durano per sempre, non sono legate né al tempo, perché noi vediamo la vita eterna, e non sono legate neanche alle nostre simpatie, legate al momento, al fatto che ci siamo presenti più o meno tanto. Ma io posso essere certo che quando mi metto in preghiera, quando celebrerò l'Eucaristia, ciascuna di queste persone ci sarà, voi tutti ci sarete, perché oggi siamo qui anche a salutarci, a ringraziare il Signore, ma lo facciamo proprio a partire da questo. E questo è fondamentale, ecco il modo di pensare di Dio, ecco come possiamo fare in modo che le cose durino per l'eternità, che sia la vita di una persona attraverso il battesimo, attraverso i sacramenti, che sia la vita di una coppia attraverso il sacramento del matrimonio e via dicendo. Se vogliamo essere discepoli di Gesù, dobbiamo esserlo sempre, e questo è possibile nel nostro rapporto con lui. Quindi non si tratta di odiare le persone che abbiamo, ma di conoscere che questo amore verso di loro, il loro amore verso di noi, è un aspetto, un tratto dell'amore di Dio, e così io sono capace di amare ancora di più l'umanità, anche la fragilità delle persone, perché quel limite, che sia il mio, che sia dell'altro, non è talmente grande da impedirmi di volergli bene, o al contrario che questa persona voglia bene a me, perché al di là degli scontri personali c'è Dio, c'è l'unica paternità, un'unica origine che è Dio. Guardate, questa cosa è fondamentale, questo fa di noi dei discepoli di Gesù, questo ci dà la capacità divina di voler bene alle persone, di amarle così come sono e di essere amati così. Perché io non devo essere perfetto, io devo essere amato e devo amare. In quest'ottica, così, non faccio un po' troppo, in quest'ottica ci sono da parte mia dei ringraziamenti, innanzitutto a Dio, ecco perché stiamo facendo l'Eucaristia, perché riconosce tutto quello che ho sperimentato, qui a Stallone, anche prima, tutto viene da lui. E quando io me ne sono dimenticato, quando magari davanti alla notizia che mi hanno trasferito, non mi hanno trasferito, magari senti che dentro qualcosa un po' non ti torna, ecco, lì è stato chiaro il fatto che tutto quello che ho sperimentato qui e che in qualche modo di cui mi ero un po' impossessato veniva da Dio e che quindi non verrà mai mio, anche se magari non ci sarà la stessa frequenza, ma la dicevo come ringraziamento a Dio, che è il primo, alla base di tutto e tutti che coinvolge, ma ringraziamento a tutti voi, intanto da chi mi rappresenta come comunità, cioè da Don Vito il parroco, perché vedete, non è semplice per un parroco accogliere un sacerdote novello, ma non perché sta, perché non ci si conosce, perché questo prete novello sottoscritto e non sa, sapeva fare il prete, ancora adesso sto imparando, però vuol dire che uno prende un ragazzo che è stato ordinato sacerdote e che quindi per il sacramento che ha ricevuto è stato trasformato, però sta trasformazione tutta interna, si capisce bene, insomma, non c'è molta differenza tra il giovane della parrocchia e lui. E pian piano, grazie a Dio, grazie anche all'attenzione che ho avuto, un po' di più prete adesso può fare, ho imparato come si fa il pastore all'interno di una comunità. Veramente, guardate, ognuno poi ha il suo stile, no? Devo dire, da bambino io ho imparato questa cosa fondamentale, non risparmiarsi, e lo avete visto voi anche nel corso di quest'anno, anche a corso apposito per la salute, e
Voglio ringraziare ancora il Signore, proprio nella libertà, per tutti quanti coloro che collaborano in parrocchia, tutti quanti, dal primo all'ultimo, che possa essere quelli del Comitato Festa, il Ministero Eucaristia, tutti quanti i carichisti, gli animatori, gli scout, tutti coloro che fanno un servizio caritativo, sicuramente sto dimenticando qualcuno, ovviamente a casa la carità, i diavoli, tutti quanti, ciascuno di voi anche. Perché? Perché insieme a tutti voi avete dovuto un po' sopportare i limiti umani che ci stanno. Uno ringrazia pure per il dono che è breve, però insomma alcune volte magari ci stanno dei limiti. Allora il ringraziamento è grande perché l'accoglienza da parte di tutti quanti gli animatori, diciamo, tutti quanti i formatori, gli animatori come volete, tutti quelli che fanno il servizio, insieme a tutta la comunità, è stata un'accoglienza sempre grandissima. Cioè veramente mi sono sentito accolto, non dico come famiglia perché è diverso, come comunità. Ed è bello questo perché ogni volta davanti a un sorriso una persona che ti cerca, una persona che ti ringrazia, ti saluta, che viene là e ti chiede come stai, guardare che è una cosa da poco, insomma, questo si gioca da come reale, concreto. In modo particolare volevo ringraziare quelli che sono quelli con cui ho collaborato un po' più strettamente, quindi i carichisti dei tigresini, i carichisti dei giovanissimi, gli animatori dei giovani, non per altro, perché loro più degli altri sono più limiti, nel senso della parte più, ma anche in modo concreto il limite umano. E ringrazio tutti quanti voi, quindi che si occupano del carichismo anche delle comunioni, perché da tutti quanti voi ho imparato un aspetto dell'amore di Dio, del suo mondo. Ringrazio tutte quante le famiglie perché ho imparato che uno non può decidere a un certo punto va a dormire e si riposa, perché un padre di famiglia, una madre di famiglia sta a 24 ore su 24, non è che a un certo punto più deve si va e chissà ma che piangono o richiedono attenzioni, ma anche la moglie e il marito, c'è solo da imparare a guardare dalla comunità. E io ho imparato veramente molto, ho imparato tanto anche dalle suore, perché guardate, anche per loro non è stato semplice inserirsi, però io ho imparato cosa vuol dire essere preso sotto la collettiva come farebbe Maria, perché poi loro si ispirano a questo, quindi ho imparato veramente a vuol dire l'attenzione anche silenziosa per le mie esigenze, quindi le ringrazio. E non ultimo ringrazio mio padre spirituale perché tutto quello che non diceva a voi dicevo a lui, per cui si è fatto, quando c'è Don Paolo che rappresenta un po' il seminario, lui si è fatto carico di tutto questo. Quindi c'era pure De Tempio, però se l'è preso tutto, insomma. Quindi lo ringrazio perché mi ha sostenuto con la preghiera e mi ha donato, ha continuato a darmi la riserva del sacramento della riconciliazione. Ed è quella che un po' ho cercato di donare io a voi, questo dono del Signore, ma solo perché lo ricevevo, se no era difficile. E guardate, tutto questo ringraziamento, scusate un po' lungo, è perché ricordarvi che tutto viene da Dio, ma aiuta a distrarre, nel senso a non rimanere abbigliato a questo, se no sarei arrabbiato. Invece no, ringrazio il Signore per tutto quello che siete stati. Ringrazio in modo particolare Paolo, Petronella, e ringrazio tanto anche i giovani, perché con loro ho passato tanto tempo, un po' perché sono gli stessi che fanno pure i catechisti, quindi c'è una coincidenza di cose, un po' perché veramente loro hanno preso tutto di me, insomma, sono accontentati ero fin dall'inizio e li ringrazio perché c'è un'esperienza bellissima che è pregare con i giovani, non perché con gli altri non sia bello, cercare di capirmi, ma perché pregare con i giovani di sera o durante un ritiro di sabato sera, pensando che ce ne stanno tanti altri che fanno cose non belle, e sapere che tu c'hai un gruppo che sta lì e prega di sabato sera, di giovedì sera, non è che edifica di più. E quindi mi affido nella preghiera sperando il futuro, sperando qualcuno di incontrare in seminario, non nel modo scolastico, no? Speriamo che qualcuno venga, troverete già qualcuno che conoscete, ma tornerà volentieri, dai 19 anni in su, maschi. Allora, continuiamo la nostra celebrazione, veramente rendiamo grazie al Signore per quello che ha fatto, abbiamo fatto in cammino che continueremo a fare insieme nella preghiera, perché tutto quanto è in Dio. Ringrazio, scusate.
anche loro. Un po' del fatto che io avevo una mossa un po' più grande a cercare di raggiungere persone più distanti, e un po' perché questa cosa è autentica e vera. Anche quelle persone parlano a Dio, mi parlano a Dio, mi dice un po' come funziona la vita e come bisogna che io faccia il pastore. Quindi ringraziateli, salutateli da parte mia, tutti quelli che non ci sono, tutti quelli che non sono molto legati alla nostra comunità, ma che ne fanno parte. Non vi dico più volte dicendo che i nostri parrocchiani sono più di 12.000, ed è vero, però molti vanno ancora raggiunti. Io domino, ma qua se ci fossero 50 di credi non basteremo. Servite voi, perché attraverso di voi passa la parola di Dio. Quindi chiediamo al Signore di essere sempre più suoi discepoli, cioè essere capaci di prendere le distanze da ciò che ci dona per accorgerlo in pienezza. Guardate, in Dio nulla salva ancora. Io per diventare prete teoricamente ho abbandonato i miei familiari, stanno ancora qui, continuano a seguirmi, quindi vuol dire che il centro uno ce l'ha subito, non deve aspettare, ce l'ha in qualità nel volersi bene. Con Dio ci si vuole bene ancora di più. Quindi veramente con questi sentimenti adesso rinnoviamo la nostra fede, chiediamo al Signore di aiutarci a vivere sempre nella fede tutta quanta la nostra. La festività della Natività della Beata Vergine Maria, ella possa guidare.
fegato indietro, dedicate le esposte a rischio, e da qui ho imparato un po' da mettere la mente altrimenti, spesso faccio fatica a raggiungere a casa, quindi vorrei pregare per loro perché sentono sempre la vicinanza del Signore attraverso la comunità. E l'altra realtà è quella dei giovanissimi, cioè coloro che terminata la Cresima vivono un momento di sbandamento. E da fine in modo particolare della preghiera affidiamo a Maria Santissima perché li accompagni nel cammino della vita, dietro la carne un po' più verde, no? Più giovane. Per questo preghiamo.
a te la lode di ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, dai liberi e santini l'universo, e continua ad andare intorno a te, un popolo che da un confine all'altro della terra ha offrato tutto il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare il nome che ti offriamo, perché diventi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questo mistero. Nella notte, sul tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli. Con il tuo spirito nello spirito del Cristo risolto scambiate con sé.
Thank you.
ci hai proclamato la parola di Dio e le tue omelie hai fornito indicazioni per guardare il mondo con gli occhi di Gesù e ci hai insegnato quanto sia affidabile e fedele l'amore di Dio per noi. L'incarico che andrai a ricoprire sarà molto delicato, dovrai sfruttare pienamente i tuoi talenti pastorali per educare nuovi sacerdoti sulla via della fede, della speranza e della carità. La preghiera di questa assemblea rivolta al Signore è di accompagnarti e sostenerti sempre nel tuo ministero sacerdotale e di intraprendere un radioso cammino di animatore della fede. Buon aspetto. Ma la volontà di Dio è che tu cristiano continui ad andare al seminario
nomi tuoi fedeli a pensare la parola del Padre di vita. Per questi doni e tutti tu aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Forza, non va bene.